Dottoressa Perricone, in conclusione, visitare il Museo Ebraico di Berlino è una sorta di discesa agli inferi, ma è essenziale in quanto le nuove generazioni devono conoscere. L'Olocausto non va dimenticato e in questo caso l'architettura ci conduce alla memoria di quei fatti. Sì, è un'opera fortemente evocativa. Chiaramente, essendo un museo all'interno di un altro museo, aiuta sicuramente attraverso proprio il vuoto architettonico a contemplare il silenzio e quello che è appunto la realtà ultraterrena. Ci rimanda sicuramente a Dio e all'idea di preghiera, che è appunto una caratteristica del popolo ebraico, che fa da ponte tra Dio e l'umanità. Per cui attraverso anche la preghiera che l'uomo può avvicinarsi a Dio, così come nella stella di Davide, i due triangoli che chiaramente si intersecano e che nel museo ebraico, in questo ampliamento, derivano da una mappa concettuale proprio che l'architetto aveva creato sulla planimetria della città di Berlino. Era una mappa concettuale che congiungeva le linee delle abitazioni degli intellettuali ebrei come Heinrich Heine o Mies van der Rohe che hanno sicuramente subito l'Olocausto e che sicuramente rappresentano al meglio quella che è la cultura ebraica anche in Germania negli anni del nazismo. Bene, termina qui questo nuovo appuntamento con la rubrica Profumo di Libri, oggi ampio spazio all'editoria specialistica attraverso l'importante progetto di architettura che ci ha presentato l'architetto Cristina Perricone. Sono amici pazienti, libri, un'orecchietta alla pagina, il dialogo riprende quando vogliamo. Si potrebbero definire da comodino perché stanno vicino al letto con lo scopo di essere sfogliati prima di prendere sonno o da cassetto pronti ad offrire in caso di necessità la frase adeguata per attivare un nuovo pensiero. Tried to